Allora, io mi chiamo Giuseppe Aragno, faccio lo storico, ma ho lavorato per tantissimi anni nelle zone a rischio della città tra giovani che rischiavano di fare la fine dei camorristi. Sono state esperienze bellissime, in anni in cui però lo Stato in qualche modo era presente e tentava di darci una mano. Poi piano piano tutto è andato a morire, la scuola è rimasta abbandonata. La formazione non esiste proprio più, l'università è stata letteralmente distrutta e io mi meraviglio che la gente si meravigli delle baby gang, perché nei fatti dovremmo interrogare noi stessi, perché la risposta la conosciamo tutti. Abbiamo praticamente cancellato ogni tipo di politica sociale. Perché mi candido con potere al popolo? Per la mia storia innanzitutto e perché questa è l'unica formazione politica antiliberista apertamente, senza scendere a compromessi, è l'unica forza politica che è davvero sostanzialmente contraria a tutte le scelte che sono state fatte negli ultimi tempi, sul lavoro, sulla formazione, sul diritto all'abitazione. Non c'è diritto alla salute, non c'è diritto che non è stato cancellato, e devo dire che secondo me la grande contraddizione che esiste in tutte le altre forze politiche è che maggioranza o opposizione, questi si sono comunque alternati e spesso hanno governato assieme. Nessuno può dire io non c'ero. Noi non c'eravamo, noi eravamo nelle piazze a difenderci da una riforma vergognosa dell'università, eravamo nelle piazze a combattere con questi ragazzi dell'ex OPG. Io, nonostante gli anni, ho preso manganellate dalla polizia. Io sono a casa mia, sono nel mio campo e credo di avere il diritto e la legittimità per poter dire e per poter puntare il dito. Noi non c'entriamo. Noi abbiamo subito, noi abbiamo lottato e noi purtroppo stiamo pagando. E noi siamo dalla parte di chi non vuole più subire, non vuole più essere represso e non vuole più che questo paese diventi praticamente un inferno, perché è quello che di fatto hanno combinato. Io li posso chiamare per nome. E questo paese è la tragedia di questo paese, è la tragedia che hanno voluto Berlusconi, è la tragedia che hanno voluto quelli del PD che fanno le anime innocenti, poi fanno il patto del Nazareno, si mettono assieme all'estrema destra al governo. E chi doveva andare? Con i 5 Stelle, i quali praticamente un giorno dicono una cosa, il giorno dopo ne dicono un'altra e non si sa che cosa vogliono, fin quando poi non diventano, mediante Di Maio, un partito che ha tutto il peggio del partito e non ha più niente dei movimenti. Io sono orgoglioso di trovarmi da questa parte e sono anche certo che da quell'altra parte, dalla parte di chi ci ascolta, verranno i consensi, verranno perché parliamo la stessa lingua.